Al via da settembre in campagna il piano di screening per l'epatite C, lo rende noto il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il quale peraltro annuncia anche l'attivazione di 2 tavoli tecnici e la definizione del cronoprogramma. Pellegrino si dice molto soddisfatto per il risultato raggiunto dopo aver presentato durante il question time di venerdì la sua interrogazione sullo stato dell'arte dello screening dell'infezione attiva da HCV in Campania. Per capire però l'importanza dello screening, l'importanza di attivare lo screening per l'epatite C, dobbiamo anche far riferimento ad alcuni numeri. Proprio una recente pubblicazione, uno studio recentemente pubblicato, ha evidenziato che ci sono circa 36.740 pazienti con infezione cronica da HCV attiva che ancora non sono stati però trattati con terapia antivirale. E anche qui voglio sottolineare che la Regione Campania, proprio per l'utilizzo dei nuovi farmaci per l'epatite C, è stata tra le migliori regioni in Italia nell'attivarsi e nell'utilizzo proprio dei nuovi farmaci per debellare l'epatite C. Va detto anche che ci sono circa 25.650 pazienti con infezione cronica da HCV ancora da diagnosticare in una fase, in uno stadio iniziale di fibrosi, e che anche su questi chiaramente oggi però non rientrano in quel percorso appunto diagnostico terapeutico, così come ci sono circa 11.000 pazienti con malattia sintomatica che ancora non hanno eradicato l'infezione da HCV. Ecco, ho letto alcuni dati per evidenziare soltanto quanto sia importante oggi attivare al più presto lo screening nella nostra regione.